La Puglia è una delle cinque regioni italiane che non hanno modificato la propria legge elettorale inserendo la doppia preferenza di genere, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale per gli enti locali. Del tema si è discusso in Consiglio regionale nel corso di un convegno organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Regione. Si potrebbe prospettare una illegittimità della legge elettorale regionale per omissione nell'adeguamento ai principi. E cioè la modifica della legge 165 è già intervenuta nel 2015 e quindi a far data da quel momento diciamo che vi è un obbligo per il legislatore regionale di adeguarsi. La legge ha una parte che è più prescrittiva e una parte che è, diciamo così, tra virgolette, più facoltativa. La parte prescrittiva è quella sulla composizione delle liste, quindi se non viene rispettata nella composizione della lista il principio che secondo me è precettivo indicato nella legge statale, ecco, la legge regionale è illegittima e rende illegittimi anche gli atti amministrativi conseguenziali, compresa la presentazione delle liste. È un momento di civiltà questo e soprattutto è la volontà di applicare una democrazia paritaria. Ho potuto constatare, proprio per prepararmi a questa giornata e per poter attaccare evidentemente, la legge Golfo Mosca, voluta nel 2011, ha portato i suoi risultati. Quindi nei CDA, nel gennaio 2018, i dati riportano che adesso abbiamo una presenza in più di un terzo di donne nei CDA. Allora, ritornando al discorso che facevamo prima, se le donne portano più economia, se le donne portano meno problemi di danni giudiziari all'interno dei vari CDA delle imprese private e pubbliche, perché non dobbiamo incrementare l'entrata delle donne avvalendoci di una legge?